Amici di Sempre Curiosa, eccoci qui. Oggi sono in compagnia di Silvia. Ciao Silvia. Ciao. E dicevo, con lei si parla sempre male delle Poste, ma perché non avete incontrato lei? Vi giuro che è una santa e una salvatrice. Ma salutiamo anche i tuoi bimbi, la tua famiglia. Grazie. Allora, Jacopo, Giulia, il bimbo peloso Chris e il bimbo adulto Alan. Pelosone. Esatto. E ora ci farai un balletto di break dance in ufficio. Magari poi sì, volentieri. Sì, sapete che nel nostro programma parliamo sempre di arte, spettacolo. Ecco, abbiamo trovato l'arte anche in Silvia, perché tu ballavi, mi hai detto. Esatto, esatto. Ora ballo coi bimbi, prima però mi allenavo e ballavo. Che tipo di ballo? Break dance, hip hop. Spettacolo. Esatto. Ma tornerò. La convinceremo a fare un balletto per Sempre Curiosa. Va bene. Volentieri. Grazie Silvia. Devi annunciare la sigla, sì. Sigla! Amici di Sempre Curiosa, rieccoci insieme in questo nuovo appuntamento del nostro programma che tanto amiamo. Allora, un bacio super gigante da Joy, ma il bacio ve lo dà anche Claudio Gambaro oggi con me. Ma certo, ma ci mancherebbe altro. Ciao Joy. Ciao Claudio, come stai? Bene, dai, siamo qua sulla panchina in attesa di un lieto fine, come cantava il poeta Riccardo Fogli. Oggi una versione di Sempre Curiosa, sì, diversa dal solito. Con me Claudio tutta la puntata, ti rapisco, sappilo. Quindi ok, ma con molto piacere. Okay. Poi Sempre Curiosa, insomma, è un programmino che oramai sta andando avanti da un sacco di tempo. Allora, quindi ti devo dire che è la prossima settimana un anno di Sempre Curiosa. Quindi vuol dire più di 50 puntate. Sì, 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 sì. Un piccolo format che comunque è, devo dire, sempre molto variegato, perché poi, sì, tu lo confezioni sempre davvero con amore, e parlando di tutto, di musica, di spettacolo, sì, di teatro, di fumetti, di cucina, insomma. Un po' di tutto, e ci piace curiosare, come già suggerisce il programma. Salutiamo Silvia, che ci ha fatto un'anteprima molto, molto simpatica dagli uffici delle Poste Italiane. E Silvia lo sai. Silvia lo sai. Anche oggi parleremo di tantissime cose. Ci sarà una citazione ogni 5 minuti. Sì, mi piace. Esatto, la butteremo dentro. Con Claudio dovete sapere che è sempre così. Lui è una fonte inesauribile di citazioni, soprattutto legate al mondo della musica. Io cito, sì, tu esatto. È spontaneo regalare queste perle di saggezza. È un modo come un altro per non dimenticare canzoni che, bravo, hanno fatto parte della nostra vita, della vostra vita, anche della vita del nostro regista, che è Bruno Santoro. E lo salutiamo. Ci tengo a salutarlo, perché insomma, vedo che annuisce, quindi. E ricordare le canzoni che ci accompagnano è sempre una cosa bellissima, certo, e noi lo facciamo molto spesso anche grazie alle rubriche che ci regali. Quando puoi e quando hai un po' di tempo, noi siamo sempre contenti di mandarle in onda e di riceverle. Io vi mando sempre delle intervistine, delle chicche con molto piacere, perché si incastrano, si amalgamano con questo programma in maniera curiosa, ma anche divertente. Sì, e poi incontri spesso anche personaggi conosciuti e non conosciuti, ma che comunque hanno sempre qualcosa di carino da raccontare e da condividere. È vero. Quest'anno abbiamo incontrato davvero dei personaggi molto diversi tra di loro, ricordo Donatella Rettore, Pino D'Angiò, tanto per citare alcune colonne della musica degli anni Ottanta. E poi vi ho anche regalato delle altre chicche, no? Perché ogni tanto con la mia bicicletta, che è parcheggiata qua fuori dagli studi, con la bici io raggiungo in effetti posti incredibili. Andy dei Blu Vertigo, ecco, una delle più recenti forse. Sì, ma ne arriveranno altre, non è che
non ci piace, ci piace tanto il nostro Claudio. Allora, io direi subito di partire con il primo servizio, perché così poi dopo con Claudio raccontiamo un pochino più nel dettaglio di un evento di cui vi abbiamo già parlato nelle scorse puntate e che abbiamo anche in qualche modo divulgato attraverso un bellissimo spot, e che è Palco d'Autore. Adesso invece vi facciamo vedere un servizio legato alla creatività. Il nostro regista è prontissimo perché la rubrica di gioiellini sta arrivando pronta, curiosa e piena di voglia di manualità. Scopriamo quindi che cosa ci propone oggi. Rientriamo in studio, amici di Sempre Curiosa, dopo questo tutorial creativo che ovviamente promuove e invoglia alle arti manuali. Io sono una fanatica. Quanta creatività in questo programma, sempre di più. Sì, sempre di più. Mi piace tantissimo questa arte di creare e quindi mi piace anche diffondere in Sempre Curiosa questi video. A proposito di creatività, a fine mese, il 30 settembre, l'1 e il 2 di ottobre, a Genova, ai Magazzini del Cotone, la nuova edizione di Fantasie Hobby. Direi che calza perfettamente con questa rubrica. Ma adesso, è Sempre Curiosa, se riesco ad accendere il cellulare, si può vedere sul sito anche appunto dai dispositivi mobile. E allora noi andiamo sul nostro sito www.semprecuriosa.it, perché oggi abbiamo pubblicato, anzi qualche giorno fa abbiamo pubblicato un articolo relativo a un parco divertimenti che sicuramente conoscerete, che è bellissimo e si chiama Leolandia. Claudio, conosci Leolandia? Come no? Io sto anche indicando, cioè vedi che, ecco perché
mi stanno cercando di grazie al nostro regista inquadrando, e quindi allora Leolandia è un bellissimo parco divertimenti che offre sempre davvero tante novità e tanti spunti di gioco per i bambini, ma io so per parola di amici che hanno figli che ci vanno anche un po' per divertirsi loro stessi, non soltanto ovviamente, per i figli. Ovviamente. Beh, ma è un momento, dai, per sentirsi. Tutti ci sentiamo. No? Io mi sento sempre un po' bambina. Ma non io ho so questa te. Sindrome di Peter Pan, di Roger Rabbit, anche insomma, da anni, da secoli. Quindi, ma ci sto benissimo, devo dire che. Esatto. Ci sto da dire. E allora oggi parliamo di Leolandia perché dal 23 di settembre parte la nuova edizione di Halloween. Si prepara il parco quindi ad un'edizione straordinaria, divertente e magica per il periodo ovviamente di Halloween, che avrà sicuramente tante maschere e tanti giochi mostruosi ma soprattutto divertenti. Io so anche che tu, a proposito, perché tu non lo vuoi dire perché lo so, sei fatta così, ma tu hai prodotto e stai producendo delle cosine, gioiellini e non, sì, tematici proprio per la festa di Halloween, che in sì. Italia fino a qualche tempo fa non era così sentita, ma devo dire che oramai i bambini, le famiglie convivono con questa festa. E tu che cosa stai progettando? Che cosa hai fatto? Allora, magari vi farò vedere qualcosa io delle ho visto prossime già puntate, qualcosa sì. Dei gioiellini e delle cosine davvero interessanti. Hai avuto un'anteprima, sì. Ho già realizzato delle tazze. Le tazze sono un mio must perché adoro le tazze e mi piace decorarle. Quindi ho realizzato delle grafiche a tema Halloween e attraverso un vinile permanente le ho applicati appunto alle tazze, ma non solo, poi delle scatoline di cartone che ovviamente conterranno le magie di Halloween, quindi da magari giochini mostruosi quanto poi il carbone, le caramelle, tutte quelle cose che ci aspettiamo dalla festa di Halloween. Io ho visitato il suo laboratorio magico, ho visto cose che voi umani assolutamente non vedete mai. E poi quest'anno mi sono cimentata in un progetto abbastanza complesso che mi ha dato grosse soddisfazioni e che è la realizzazione di una scatola a forma di scarpa di strega. È stato molto complicato perché comunque si parte da un disegno piano che devi già immaginarti in 3D, quindi indovinare tutte le misure non è semplice. Hai fatto un lavorone, devo dire, ma le vedrete queste cose, sì. Perché le vedrete. Divertentissimo farlo. Ma torniamo invece a ricordarvi www.semprecuriosa.it, il nostro sito, se volete approfondire e scoprire che cosa offre Halloween per questa edizione, cercate l'articolo sul nostro sito. Ma a proposito anche di siti, di internet, eccetera, si trova anche su YouTube un bellissimo canale che si chiama Blue Mozart. Non so se lo conosci. No, stiamo arrivando ai 700 iscritti, 700-800 iscritti. Quindi guarda che è una meta importante, perché sembra, oggi dicono tutti con YouTube in un attimo fai di qua, fai di là, non è proprio così, bisogna starci dietro, lavorarci bene e arrivare comunque già a un numero così grande è un risultato pazzesco secondo me. Poi è un grande divertimento, devo dire la verità, perché Blue Mozart è nato come archivio multimediale, audio e video di quelli che sono stati, secondo me, i programmi inizialmente radiofonici, poi anche televisivi, più interessanti, più belli, realizzati da me nel corso degli anni. Quindi in Blue Mozart ci sono davvero interviste, backstage, rarità, cose che riguardano. E l'ultima mi stanno suggerendo. Sì, ci sta dicendo muovetevi. Esatto, c'è un'intervista caricata da pochissimo con Pino Sinnone dei Trip. Un trip vero e proprio, perché 22 minuti di intervista soltanto su Blue Mozart, cioè potete trovare delle robe chilometriche, addirittura Giorgio Usai dei Neutros ha battuto tutti con 40 minuti Mamma di intervista, mia. Quindi proprio
cose per gli amanti del prog in questo caso. Ma questa è un'anteprima, ovviamente, perché presto su Sempre Curiosa avremo un sunto dell'intervista a Pino Sillone. Beh, se vorrai regalarcela. Vi fornirò i tre minutini con la bici. Bravo. Nel frattempo, però, certo, andate a visitare il canale Blue Mozart su YouTube del nostro amico Claudio Gambaro. Facciamo una piccola pausa, voi non vi muovete di lì, non vi schiodate, perché amici curiosi, noi torniamo fra pochissimo con la seconda parte del programma.